¿Cómo que has ganado 348.232 euros en la lotería? Me ofrime una birra, ¿no? Hola chicos, sono Alba, Dienes, Impare Vivi lo Spagnolo. Nel video di oggi voglio vedere con voi i numeri in spagnolo, darvi qualche trucchetto per memorizzare bene come si scrivono in spagnolo e vedremo anche gli sbagli più tipici che fate voi italiani quando dite i numeri in spagnolo per non commetterli più. E se pensi che sarai lì sul divano a guardare e a sentire e basta con le braccia così, no caro mio, no! Ci metteremo alla prova a lo largo del video. Vamos! Iniziamo con i numeri dallo 0 al 9. Facile. 0. 1, 2, 3, 4. Attenzione che 4 non è con la Q ma con la C e non si dice 4, mi raccomando. 5, 6, 7, 8, 9. Ok, facile, no? Vediamo. Quantas croquetas hay en este plato? Muy bien, 6 croquetas. E invece adesso? Sì, ne ho mangiato due da un colpo. Che passa? Esatto, 4 croquetas. 4 croquetas, eh? No 4 croquetas. Muy bien, facciamo un altro. ¿Cuántos me gusta tiene este video? 0. Sì, 0 con la lingua sotto i denti. 0. Dai, dammi un mi piace che sono sicura che ti piacerà tantissimo questo video. 0, che pena. Ok, andiamo con il 10 in poi. Come trucco per memorizzarlo, non so se conosci un po' di francese, ma dall'11 al 15 sono simili al francese. 10, 11, 12, 13, 14, 15. E poi dal 16 al 19 mettiamo 10 e il numero. Tutto insieme in una sola parola e la lettera che unisce entrambi i numeri è la I latina. 16, 17, 18, 19. ¿Cuánto cuesta esta camiseta? 15, 15 euros. Secondo me da Gucci non è. Esta película no es apta para menores de... Dilo tú ad alta voce. 18 años. Ok, siamo pronti per los 20. Con los 20 succede come con 16, 17, 18. È una sola parola e si mette insieme con la I latina. 20, 21, 22, 23, 24... 25, 26, 27, 28, 29. Tengo una memoria malísima. Yo, ¿qué día tengo la cita con el médico? Ayúdame, por favor. El 22. Ma attenzione qui, abbiamo detto che questo numero è il numero 21. Ma se abbiamo un sostantivo dietro il numero, quella O della fine della parola sparisce. Quindi, per esempio, in questo caso, ¿cuántos libros has leído? E tu rispondi 21, entero, con la O al final. Ma se la frase fosse un po' diversa e avessimo un sostantivo dietro il numero, sarebbe he leído 21 libros. E quella O non c'è più. Questo succederà con tutti i numeri da adesso in poi. Se il numero finisce in 1 e ha un sostantivo dopo, fuori la O. E arriviamo con i numeri dal 30 al 90. Te li dico tutti così. 30, 31, 32, 33. E basta, secondo te mi metto qua a dirti tutti i numeri fino al 99 uno per uno, ma sì. Non c'è bisogno, secondo me hai capito già come funziona. Pezzo per pezzo. Questi numeri si formano sempre in tre parole. Las decenas, 30 per esempio, la Y e poi la unità. Quindi l'unica cosa che dobbiamo imparare adesso è 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90. E per ricordarlo bene, fai caso che finiscono tutte in enta. Invece che in italiano, che finiscono in anta, cambia quella A per una E e più o meno ci siamo. Ok, abbiamo detto pezzo per pezzo, no? Tre parole. ¿Cuántos años ha cumplido Paco? 55. Muy bien. Vivo en la calle Toledo número 36. Sofía y Laura tienen el mismo número de pie. Un 41. Muy bien. Es que sono molto alte le ragazze. Bene, sembra che stiamo capendo tutto. Finiamo quindi con los cientos y los mil. Iniziamo con los cientos. 100. Quando viene da solo questo numero, 100, è 100. Invece se aggiungiamo qualche numero in più, quel 100 diventa 100. Quindi 100, ma 101, 102, 115, 135. L'unica cosa che devi ricordare è che 100, quando va l'uno da solo con i due zeri, è 100. E invece 200, 300, eccetera, si forma anche pezzo per pezzo in una sola parola. È semplicemente il numero, la unità e poi cientos. C'è solo qualche eccezione che adesso vedremo. 200, vedi? 200. 300. 300, 400, ed ecco un'eccezione, 500, non è 500 ma 500, poi 600, e qui c'è un'altra piccola eccezione che cambia un pochettino, 700, non 700 ma 700, 800 e un altro piccolo cambiamento, 900, invece di 900, quel UE si cambia per una O, quindi 900. Ma sarà facile di ricordare perché è molto simile all'italiano. Poi per aggiungere las decenas o las unidades facciamo sempre pezzo per pezzo. Vamos con la prueba. Questo numero, com'è? Pensa un po', dai, dimmelo. 234. E questo? 651. E invece questo, 912. Perfetto, ho entendido todo. E los 1000? Molto facile, aggiungiamo 1000 dopo il numero, questa volta separato in due parole diverse. Quindi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, eccetera. Dove vediamo un punto, diciamo 1000. Quindi 10.000, 15.000, 27.000, 36.000, 54.300. Entonces, estos números son 1.750 y 5.821. Dai, facciamo una prova. Com'è questo numero? 90.000. E invece questo? 74.200. Subimos un poquito el nivel de dificultad. E questo. 252.498. Bravissimo, come è andato? Fammi sapere nei commenti se hai azzeccato la maggior parte dei numeri. È difficile, sentire i numeri e basta non è sufficiente per impararli. Bisogna praticare. Per questo c'è una lezione apposta nell'Accademia Agnes. Lì troverai diversi esercizi per metterti alla prova e memorizzare anche il tuo numero di telefono in spagnolo. Oltre a questo avrai accesso ovviamente a tantissime altre lezioni di grammatica, vocabolario, ascolti, comprensione, tutto quello che devi sapere per imparare lo spagnolo a 360 gradi. Se vuoi avere più info puoi andare su agnes.com/accademia o andare direttamente al link che ti lascio qua nella descrizione del video. Nos vemos en el próximo video. Ciao, adios!